Ma io ero Deligia. Non contavo più di rivedervi dopo il disonore che avete portato nella mia casa. Il disonore per voi? Temo che mio figlio Ugone non abbia la stessa saggezza del padre nel giudicare certi argomenti. Quindi evitateli. Vedeteci senza meno qual è il messaggio che avete per noi. Dell'Arborea. Altrimenti farà sbarcare in Sardegna l'esercito più imponente che mai Isolano abbia veduto e ridurrà il vostro giudicato, Euristano, in cenere. Bene. Ora che l'avete detto, tornate all'inferno da cui provenite. Ugone, scorta nostro ospite alle sue navi, così che non gli possa cadere di male durante il tragitto. Riferirò al re della vostra... Riposati qualche ora. Poi prendi altri uomini della guarnigione del castello e vai immediatamente al tuo campo. Se vengono qui, avremo bisogno di qualcuno che li sorprenda alle spalle. Prima della partenza, vieni da me, studieremo il piano. Stano e l'Arborea non sono mai capitolati e non cadranno mai nella vostra... E ammazzate il vostro popolo. Bastardo! Vostro padre era un traditore e voi un vigliaco. Il mio popolo cancellerà voi e gli aragonesi dalla faccia di questa terra.